Diciamo che all'87esimo c'è stato negato un rigore piuttosto importante. Un rigore che, se andate a vedere la gamba di Rabiot, che sicuramente avrete visto in partita, vi sarà scorsa sotto gli occhi girando sui social, sembra essere stata attaccata da un cane antidroga. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? Come avete preso questa partitaccia 1-1 in semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia? Mamma mia! Mai come oggi il vostro Andrea Stay Calma da New York per riportare un po' di calma che, signori, ammetto, oggi è difficile anche per me. Oggi è difficile, è stato impossibile durante la partita, è ancora difficile anche per me mantenere la calma perché abbiamo visto di tutto e di più, veramente di tutto e di più, ma voglio partire dai lati negativi della nostra squadra, di quello che ha messo sul campo al giorno d'oggi, perché così possiamo parlare poi di tutto il resto, perché tutto il resto, quando c'è la Juve in campo, signori, c'è sempre. Noi ci illudevamo che fosse solo relazionato alla FIGC, l'Italia, eccetera, ma la UEFA si fa sentire ben presente durante questa partita. Ne parliamo dopo e cominciamo con il fatto che già dall'inizio, dal fischio d'inizio, moltissimi di noi si trovavano, come dire, no, non in paranoia, però contraddetti nel vedere la formazione iniziale, con il fatto che avevamo schierato giocatori che non hanno decisamente performato benissimo negli ultimi tempi. Quindi possiamo dire che la formazione è stata ambigua. Molti si chiedono perché Fagioli non fosse in campo. Io, sapete come la penso in questo caso. Lui vede i giocatori durante la settimana, lui sceglie, e anche se devo ammettere che per me è difficile da capire, non capisco perché il giocatore di massima qualità a centrocampo, come abbiamo ripetuto più di una volta nei video precedenti, debba stare in panchina in una partita come questa. Però ripeto quello che ho appena detto: lui li vede durante la settimana, lui fa le sue scelte, che oggi non sono sembrate scelte proprio giustissime. Il primo difetto, la prima cosa preoccupante che continuiamo a portarci dietro da tanto tempo sono gli sbalzi di umore. Quindi, dopo un buon inizio di partita in cui sì, il Siviglia stava tenendo i ritmi, la pressione molto, molto alti, abbiamo giocato bene, abbiamo creato tre occasioni da gol. Vlahovic è arrivato davanti alla porta in un paio di occasioni in maniera importante. Non stavamo giocando bene, non, male, scusate, non stavamo affrontando male questa semifinale d'andata. Poi c'è stato il gol del Siviglia, disattenzione, abbiamo dormito un po' su una ripartenza loro, 1-0, e la Juve scompare nel senso che da quel punto in poi non abbiamo più retto i ritmi che il Siviglia ci ha imposto sul campo, e quindi si è notata sia a livello fisico che a livello tecnico una grossa differenza tra le due squadre. Anche il primo tempo, i cambi tra il primo e il secondo tempo, diciamo, hanno fatto un po' discutere, nel momento in cui Kostic, che a mio avviso ci ha fatto vedere qualcosa di buono per la prima volta dopo il rientro dalle pause delle nazionali, viene sostituito con Iling Junior. Entra anche Chiesa al posto di Miretti, che non ha fatto una buona prestazione, purtroppo. Chiesa non benissimo, c'è da dirlo. Iling Junior entra bene, però manca nell'ultimo passaggio. Di Maria c'è mancato un po' tutta la partita, però purtroppo
Di Maria la costante è stata un po' questa, no? Nel senso che non l'abbiamo mai visto in una partita performare al massimo in tutti i 90 minuti. Il bello di questi giocatori è che possono tirarti fuori un qualcosa che ti decide la partita, un assist, un passaggio filtrante o qualcosa del genere, e oggi purtroppo non c'è stato, perché anche se ci ha provato 3 o 4 volte non siamo riusciti a concludere. Che dire, signori, purtroppo questa è stata più o meno la prestazione fino a quando è entrato in campo Pogba. Secondo me una delle cose che delle lezioni o delle consapevolezze che possiamo trarre da questa partita, se già non lo avessimo capito, è che esiste una Juve con Pogba e esiste una Juve senza Pogba. Da questa regola non si può scappare, e se consideriamo che appunto questo è il giocatore più importante che abbiamo in rosa e che veramente è capace di fare la differenza come nessun altro di tutti i nomi che vedete nella lista giocatori, capite che la stagione che abbiamo fatto è stata anche un po' condizionata dall'assenza del nostro polpo, che ci è mancato così tanto e che ci ha fatto piacere vedere in campo oggi fare una grande prestazione, non solo per l'assist al 97esimo, ma proprio una prestazione importante, perché tu vedi che è un altro livello, come tiene palla, come la tocca, i giri, quando la passa, è un altro giocatore rispetto a tutto quello che danno gli altri, gli sforzi, i sacrifici. Però secondo me è evidente come la Juve gioca in un modo quando c'è lui e gioca in un altro modo quando non è in campo, quindi speriamo possa essere l'inizio di una lunga serie e che piano piano vada acquistando sempre più minuti nelle gambe, così che non dobbiamo aspettare per vederlo in campo gli ultimi 20 minuti, il 70esimo, eccetera eccetera. Quindi, detto questo, lati positivi, che sono stato il nostro gattone, no? Una volta entrato in campo è riuscito a fare di nuovo il gol decisivo che ci dà speranza, perché 1-1 nella partita d'andata, considerando che i gol fuori casa non valgono doppio come fino a un paio d'anni fa, siamo ancora lì, come dice Francesco Repici, la Juve non muore letteralmente mai, e quindi anche dopo gran parte della partita, voglio dire 70 minuti giocati abbastanza male, la Juve non solo riesce a pareggiare all'ultimo secondo con assist di Pogba e gol di gattone di testa, forza Juve, ma diciamo che all'87esimo c'è stato negato un rigore piuttosto importante, un rigore che, se andate a vedere la gamba di Rabiot, che sicuramente avrete visto in partita o vi sarà scorsa sotto gli occhi girando sui social, sembra essere stata attaccata da un cane antidroga. Quindi adesso io capisco la lotta della FIGC nei confronti della Juventus, perché è una cosa già dichiarata, ma quella della UEFA non ha aspettato a farsi sentire, a farsi vedere bella presente, perché oggi l'arbitraggio è stato veramente uno scandalo, signori, dalla gestione delle ammonizioni, falli a centrocampo, proprio ma che cosa abbiamo visto esattamente fare da questo signore, e com'è possibile che il VAR non intervenga nel momento in cui a Rabiot viene praticamente spezzato lo stinco? Com'è possibile? Me lo sto ancora chiedendo, e quindi noi ce ne andiamo a casa con una partita giocata male e finita 1-1 grazie al gol di Gatti assistito da Pogba e forse anche dal karma,
però consapevoli che del fatto che poteva anche essere 2-1, poteva anche essere 2-1 se l'arbitro e tutto il team arbitrale si fossero comportati sportivamente. Io mi rendo conto che non è una cosa che ci dobbiamo aspettare da Čeferin e compagnia, abbiamo capito quella che è l'intenzione, e cioè di tenerci dalle coppe, fuori dalle coppe il più possibile. Soltanto una cosa vorrei dire al nostro grande amico Čeferin: io capisco che tu ci voglia profondamente fuori dalle coppe per i prossimi 1000 anni, come avrebbe detto l'ingegner Cane, però non ti preoccupare, perché la Juve, come ha dimostrato in tutta la stagione, ce la può fare da sola ad auto eliminarsi dalle coppe. Non c'è bisogno che ci neghi il rigore o che dici all'arbitro di non ammonire tutti i giocatori più importanti del Siviglia. Non ti preoccupare, perché lo facciamo già da soli. Lasciaci giocare queste poche partite che ci rimangono, che in questo caso abbiamo capito che sarà una, no? Perché noi ci possiamo sbattere quanto volete, ma alla fine il risultato è sempre quello. Io vi lascio, signori, con le solite 3 regole, no? Stay fresh, stay crispy, e anche se ti spezzano la gamba e tu pensi che sia rigore tutta la vita, però lo stesso non te lo danno perché Čeferin non vuole, stai calma. Ciao belli.